mi metto qua? Yes! A fianco vicini vicini! Vicini vicini, vicini vicini! E chi viene di... di amici tipo Saturnino? No, viene solo Livio. Livio? E qui viene Alteria. Certo. Però altri non vengono perché il fatto che chiamiamo sul palco, sono in After Hour così, loro invece magari stanno là in mezzo al video, ma c'è un po'. Ma guarda, ci vorrà anche sarà. Ma quindi c'è Manuel o proprio gli After Hours? C'è Manuel e Rodrigo. E Rodrigo, ok. Loro due sono interessanti. Non è tanto figo perché loro hanno proprio preparato, cioè hanno preparato insieme l'adattamento per non è come un cartone che era tutto, sì sì sì, che lei è arrivata, ha fatto la sua. Quante ne sono attese lì? No. Cioè, pensando Firenze c'era tutto il lato ovviamente fronte musicisti. Quindi sì, metà stadio. La canzone dei Foo Fighters è una canzone a cui tutti siamo legati in quanto fan dei Foo Fighters, e a questa canzone sono legate moltissimi ricordi da parte di noi amanti del rock and roll. Diamo il benvenuto a Fabio Zaffagnini. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Benvenuto, Fabio, che è il creatore, ideatore, papà, ma non me ne vengono più, il guru, diciamo così, di Rock in 1000. Per quei pochi che non sapessero che cos'è Rock in 1000, io sono molto didascalico. Partiamo dall'inizio, cioè partiamo proprio da quel giorno in cui questa canzone, Learn to Fly, fu cantata, eseguita live da 1000 persone in quel di Cesena, se non mi sbaglio. Esatto, era il 2015, abbiamo chiesto a 1000 musicisti di suonare Learn to Fly per invitare i Foo Fighters a Cesena. Il video di questa performance ha fatto oltre 50 milioni di visualizzazioni. Ricordo. I Foo Fighters, è stato il video più visto nel 2015 in Italia, uno dei più visti nel mondo. I Foo Fighters hanno visto questo video, hanno accettato l'invito, sono venuti a suonare a Cesena e da lì è partita un po' l'epopea di Rock in 1000. Abbiamo fondato quella che chiamiamo la più grande rock band del mondo, quindi composta da, ora sono circa 19.000 musicisti. Si alternano magari, cioè non sono, però comunque sia ormai nei live... Cioè sì, Rock in 1000, ma sono più di 1000. Cioè, esatto. Io che li ho visti dal vivo e li ho contati. Ma tu hai anche cantato. Io ho anche cantato, ero uno dei 1000, di quelli dopo i 1000. Cioè sì, Fede presentava e cantava a Firenze, giusto? Esatto, Firenze, mi ricordo ancora, se non mi sbaglio, 21 luglio 2018, una data insomma bellissima. Mi è rimasta nel cuore perché partecipare a Rock in 1000 è un'esperienza incredibile, farlo nello stadio della tua città è ancora... è ancora più bello. La cosa bella è che ovviamente si parte in 1000, come dicevamo, ma poi si diventa 19.000, cioè c'è stato un passaparola incredibile, no? Sì, perché bene o male ogni musicista, professionista o dilettante sogna di suonare in uno stadio davanti a decine di migliaia di persone. Tutti quelli che iniziano a imbracciare una chitarra sognano che di suonarla come Jimmy Page o come i grandi, esatto, rockettari, no? E tramite Rock in 1000 magari individualmente non ce la fanno, ma tramite Rock in 1000 in 1000 riescono a ottenere dei risultati incredibili. Noi quest'anno siamo andati a suonare a Parigi, a Francoforte, e tra le due date abbiamo avuto un'affluenza di circa 70.000 persone, cioè
parliamo di numeri da grandi rockstar. Sì, tra l'altro è, diciamo così, un contenuto che è fruibilissimo in radio, su sì. YouTube, eccetera, ma esserci è un'esperienza incredibile. Lo dico perché sono stato a Firenze l'anno scorso ed è una roba, perché ti arriva proprio una botta di energia che la vivi solo se sei lì davvero, insomma. Sì, è una cosa da vivere, cioè, insomma, pensate, 300 batterie fanno tremare la terra con un terremoto. Sì, abbastanza, sì. No, sì. Ma è vero, comunque l'esperienza è quella che ti rimane, perché una cosa che non si dice spesso è che tutti i musicisti che partecipano a questo incredibile show vengono a gratis, cioè comunque per piacere si portano il loro strumento, le loro cose, perché è un po' come, che ne so, partecipare alla maratona, sì, cioè tu vuoi partecipare ad un'esperienza in mezzo a tantissime persone con cui condividi una passione e lo fai perché è un tuo desiderio, quindi ovviamente a tue spese, è quello il bello. E hanno provato a rubarti l'idea, nel senso, adesso che l'abbiamo portata, che l'hai portata da Cesena in tutto il mondo, direi, comunque in Europa. Beh, diciamo che un'orchestra in cui suonano tante persone non è che l'abbia inventata io, nel senso, esiste dalla notte dei tempi, se vogliamo, il fatto di suonare tutti insieme. Tanti hanno fatto cose simili, però è una cosa che mi rende anche orgoglioso, no? Perché alla fine la musica è qualcosa che unisce le persone, e vedere che altre persone hanno preso questa idea e l'hanno portata nel loro paese, per noi è un motivo di orgoglio, anche se quei musicisti li vorrei avere. Vieni qua. Siccome noi come radio abbiamo dal primo minuto sposato, lo diciamo con grandissimo orgoglio, Rocky 1000, abbiamo tutto il materiale che possiamo farvi ascoltare. Questa, per esempio, è Bittersweet Symphony dal 2017, ma siete voi? Sì, questi siamo noi. È Rocky 1000. Adesso sono in pochi, poi sentirete che saranno ancora più di 1000. Stavo pensando, dov'era? 16, a Cesena. A Cesena. Wow. Senti qua. Ah, una bella faccia. Proviamo a fare sto gioco, è una cazzata il gioco. Ci scherzo. Ma noi facciamo. Abbiamo gli chef, quando vengono a trovarci gli chef, gli facciamo sentire tipo il rumore di tagli di carote. Devono capire cosa sta tagliando. Carote, cipolle, zucchine. Cioè, è proprio. Poi comunque è facile, secondo me. A parte, guarda, c'è qua le soluzioni, se le hai già lette. No, non le ho lette. No! Amen. Ora le copro. Senti qua. Pompissimo. Tanto trovare i violinisti, cioè gli archi, è un inferno, eh. Non so perché gli archi sono così difficili da reclutare. Ah, non è perché gli archi erano... Perché sono pochi, non aderiscono, boh. Ma gli archi che sento qua sono... No, quelli sono veri, però comunque ne cercavamo 200 e ne abbiamo trovati una cinquantina. E sono tutti chitarristi e percussionisti, sì. Tra l'altro quest'anno noi abbiamo imposto una determinata percentuale di musiciste donne. Ah, una percentuale di musiciste donne. Sì, perché le donne ci sono che suonano, però non escono dal guscio, stanno cercando di tirarle fuori. Le si tirate dentro, giusto? E sul Sonic e After Hours che pezzi potete fare? After Hours fanno Male di miele, Ballata per la mia piccola iena e I Wanna Be Your Dog. Mentre sul Sonic fanno Nuova Ossessione, Tutti i miei sbagli e Affetto su Arms. Carichi. Quindi due loro e una cover. Sì. Poi facciamo una parte dedicata agli anniversari, quindi facciamo Space Oddity per Lo Sbarco sulla Luna, Fortunate Son per Woodstock e Another Brick in the Wall per la caduta del muro. E chi dice? Dirige un direttore, il direttore che ha diretto a Parigi. Ragazzo, mi ricordo Peppe. No, ma Peppe era occupato quest'anno, non riusciva a venire. Dai, la prossima torniamo sia io che Peppe. Mamma, Peppe che grande. Poi con Peppe io ci facevo anche la pizza, poi post, dopo prove, dopo la sera la pizza lì davanti allo stadio con Peppe Vessicchio, ragazzi, straordinario. No, è stata veramente una figata. È veramente un personaggio a cui vuoi bene, Peppe Vessicchio. A parte che lui parla di tutto tranne che di musica. È vero, è vero, è vero.
No, ma poi è molto, molto filosofico, tipo dice che noi tendiamo al bene, quindi anche la musica tende per forza all'armonia, perché comunque anche quando piangi, piangi perché devi sprigionare il dolore e tornare a stare bene. Discorsi così, dopo 100 birrette tra l'altro, da backstage, molto bello. Allora mi ricordo che prima, della, prima di salire sul palco mi cagavo anche un po' addosso. Lui mi fa, ma se tu potessi convogliare tutta questa energia a livello biologico nelle persone qui, che cosa faresti? Io pensavo, pensa qualcosa di intelligente, di qualcosa di intelligente. Quanto manca? Andiamo. Che bello ragazzi, sentirla in cuffia fa un bel effetto, sentirla spero dall'autoradio fa un effetto incredibile, vederla dal vivo ancora meglio. C'è gente commossa là fuori, salutiamo a rappresentare la categoria Elena e Cristiano che stanno scrivendo, insomma, brava con Elena. Lacrime e tanti brividi. Gente sensibili, brava Elena, Bittersweet Symphony da un live di Rock in 1000 del 2017, Cesena, e tu basta sentire il primo attacco e ti ricordi anche da dove arriva, vero Fabio? Sì, per le robe che abbiamo fatto noi sì. Tra l'altro, non so se alla fine abbiamo ricordato, è questo sabato, 12 ottobre, questo sabato all'aeroporto di Linate, è l'ultimo evento che si fa all'interno dell'aeroporto prima che venga aperto, quindi Rock in 1000, siete ancora in tempo per vedere uno show che non capita tutti i giorni di vedere, insomma. Esatto, per la prima volta facciamo dei brani italiani insieme a delle band italiane. Sì. Perché suoneremo un po' di pezzi insieme a Subsonica e un po' di pezzi insieme a Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo degli certo, After Hours. Gli After Hours. E, insomma, tra l'altro quest'anno siamo le canzoni le abbiamo costruite insieme, nel senso che facciamo dei brani loro, ma sono stati adattati e pensati insieme per essere suonati dalla band e i mille musicisti. Ok, beh, è una cosa che magari quando sono capitati artisti stranieri non era così facile da organizzare. Mi ricordo Firenze c'era Courtney Love, è arrivata già imparata. Però è stata molto rock and roll, davvero molto rock and roll. Quindi sabato sera a Linate c'è un evento incredibile, in molti parteciperanno come pubblico, in molti parteciperanno come parte attiva della band, perché come dicevamo prima, l'esperienza di suonare in una band, la band più grande del mondo, è un'esperienza unica. Uno si prende la sua partitura, del suo strumento, insomma, metti caso sei un chitarrista, c'hai proprio il tuo pezzo, te lo devi studiare e arrivi bello preparato. Ora, tu che dirigi